siamo pronti per raccontarvi questa importante partita per il campionato d'eccellenza Girone B, Aglianese Sinalonghese, la prima contro la quarta. Una nuova partita importante in questo rush finale che vede tutte le pretendenti al titolo incontrarsi. Cappelli, attenzione a Lucati, l'ha preso il tempo, Lucati finisce a terra, c'è l'intervento forse dell'arbitro, c'è il giallo per Cappelli, ma dovrebbe essere calcio di punizione, esatto, non ho visto indicare il dischetto, quindi l'arbitro si butta dentro, va Montagnoli, morbido, pallone sul fondo. Se va il movimento dei compagni, si va a cercare Lucati con il petto alla sponda per Vasser, si butta dentro Redi, ancora Biondi e palla per Vasser che tira, c'è l'errore che salva Giona Fedele, brivido, ecco su Fioravanti, cambia gioco, Granucci, controllo è ottimo, punta l'avversario, Granucci va in area di rigore col sinistro, palla per Marzielli, lo stop, Marzielli prova a girarsi, Marzielli, un gol alla Marzielli, alla prima vera occasione per l'Aglianese. La squadra di Fanani passa avanti, Edoardo Marzielli, e qua c'è una maglia speciale. Fallo di Maccagnola, sarà calcio di punizione, già battuto. Lucati, si gira Lucati col mancino, pallone alto. Rizzo, detto il passaggio Redi, va profondo invece Rizzo, esce Fedele, caricato da Vassar, attenzione c'è il tiro e gol, non c'è fallo, il pareggio della Sinalonghese con Lucati, ma c'è, attenzione, attenzione, c'è la bandierina alta dell'assistente di linea, credo sia annullato il gol, credo per posizione di fuorigioco, non tanto il fallo su Fedele che rimane a terra al minuto 39, un episodio per la Sinalonghese da capire se è stato concesso il gol o meno. In caduta libera la capolista, la quale era stata padrona di questo campionato per larghissimo tempo, praticamente fino a due settimane fa. Alto a prendere il pallone Marzielli, ancora per De Gori, posizione regolare, attenzione a De Gori, va col destro, pallone messo in calcio d'angolo da Marini al quindicesimo, la prima occasione di questo secondo tempo. Marzielli cerca il pallone ancora per Guarisa, Guarisa in anticipo, Guarisa, attenzione la palla che passa, si salva la Sinalonghese al minuto 40. Brivido per gli ospiti. Allora Calveri, il lancio per Redi. Redi si accentra la zona tiro, va con il destro, pallone alto, la risposta della Sinalonghese. Pasqui, serie di rimpalli, arriva per Azioni, meglio di tutti Raspanti che passa sul primo blocco, Raspanti prova ad andare con la punta, pallone che rimbalza davanti a Fedele, la ferma Giona Fedele, di testa Cappelli, arriva Marzielli, è finita con sofferenza, l'Aglianese vince contro la Sinalonghese, decide Edoardo Marzielli.